Seppur timidi, non mancano i tentativi di rianimare il centro storico di Alcamo con un po' di musica ed esibizioni di artisti di strada, come vediamo qui nel corso stretto, nell'ambito degli eventi organizzati per Alcamo Estate. Assistiamo dunque a questa esibizione di un artista di strada in piazza 4 Novembre, antistante la Chiesa Madre. Mentre nella chiesa di San Nicolò di Bari è in corso una mostra collettiva organizzata dagli artisti del corso. Ecco, diamo un'occhiata allora a questa mostra, salutando Giusy Amato per la Prologo Città di Alcamo. Ciao Giusy, facciamo vedere anche questa mostra. Sì, questa è la mostra degli artisti del corso, che ormai è un must, diciamo, sono artisti, il maestro Espedito, sono ormai un punto fermo dell'arte alcamese e sono sempre disponibili a disposizione per, insomma, mostrare la loro arte e abbellire un po' questo centro storico. E vedo, ora ci avviamo verso Piazza Ciullo, dove è in corso la festa dell'uva. Due parole anche per questo evento. Esatto, anche questo è un evento che ormai nell'arco degli anni si ripete, aggiungono sempre qualche chicca, no? Tutti questi strumenti che ormai ai più sono sconosciuti, loro li mettono in mostra così per avere anche la consapevolezza del nostro passato, ecco, della tradizione, di come si faceva il vino una volta, ecco. Questa è organizzata dall'associazione I Cavalieri... dei Conti di Modica, esatto, con il signor La Colla, che è appunto una lunga tradizione e esperienza, sempre in collaborazione con la Proloco, col Comune, dico, per cercare di essere tutti una squadra, lavorare tutti insieme. E associazione musiche, giusto? Esatto, anche musiche con Valentina La Colla, il maestro Valentina La Colla, che è sempre molto, molto preparata, molto brava, e ha arricchito quest'anno con un gruppo folcloristico. Grazie, un saluto a Maestro Espedito che espone, ecco, buonasera. Grazie, noi contribuiamo come artisti del corso a portare un po' di colore nella nostra città, grazie alla Provoco, al Presidente Giusy Amato e al Comune che ci ha messo a disposizione questa bella chiesa che è molto adatta per le mostre, e andiamo avanti così. Bene, facciamo quindi dare un'occhiata ai nostri utenti, ecco qui, queste opere esposte all'interno della ex chiesa di San Nicolò di Bari, ecco qui, dunque vediamo ritratti anche di paesaggi, qui vediamo chiaramente i faraglioni di Scopello con la tonnara di Scopello, appunto. Quanti siete ad esporre qui? Una decina, ognuno con le sue caratteristiche, ci sono varie espressioni, che ama l'impressionismo, io per esempio ho fatto quel carretto siciliano per ricordare un po' le nostre tradizioni, poi c'è qualcuno che ama il simbolismo, quindi figure più stilizzate, come la trapettrice, abbiamo Pudia, e poi la ritrattistica di Mino. Vediamo qui, anche lei espone qui? Sì, esattamente. Come si chiama? Mi chiamo io Dimitri, Di Giorgi. Quali sono le sue opere? Come? Le mie opere sono queste qua con la cornice, vede qua la ragazza, e queste due. Queste due piccole tele realizzate con questa tecnica del collage per dare più questo forte impatto realistico che voglio dare, appunto. Ecco che vediamo qui in questo
quadro pittorico di Lia Cammisa, Alcamo Marina. Ecco, è in corso intanto una sfilata folcloristica. E allora seguiamo un po' questo gruppo che con canti e suoni popolari tipici del folklore siciliano sta animando il centro storico di Alcamo. E dunque l'arrivo qui è tra Piazza Ciullo e Piazza Mercato da parte di questo gruppo. Si tratta del gruppo di cinisi denominato quelli della contradanza, che con tarantelle e altre danze popolari sta cercando di allietare il pubblico presente qui nel centro storico alcamese. Vediamo nel frattempo qui in Piazza Ciullo l'esposizione di tradizionali attrezzi, strumenti che venivano utilizzati proprio durante il periodo della vendemmia. Ed è anche un momento di promozione di prodotti enogastronomici, quello che prende vita qui in Piazza Ciullo con questa festa dell'uva. Ecco. La piazza. Oh, ciao. È bello, che bello, aprire con i bambini, aprire con i bambini. Questa ottava edizione della festa dell'uva, organizzata magistralmente dall'associazione alcamese, i Cavalieri di Alcamo. I Cavalieri di Alcamo. Certo è che con i danni provocati dalla peronospora quest'anno la vendemmia non si prospetta delle migliori. Comunque è stata organizzata questa festa dell'uva che evidentemente i promotori considerano come auspicio per gli anni a venire. Certamente quest'anno gli agricoltori sono molto preoccupati, gli imprenditori agricoli che puntano molto proprio sul settore legato alla produzione del vino, che ad Alcamo è ancora uno dei più importanti settori e che è stato sicuramente il settore economico trainante per molto molto tempo. Ecco, vediamo che viene rivocata proprio una scena della pigiatura dell'uva come veniva effettuata anticamente. E iniziano a pestare l'uva mentre si versa nel tinozzo.
Thank you.